combattiva, determinata e sicura, ma anche molto emozionata. In poche parole, per usare proprio quelle del suo slogan elettorale, orgogliosamente terrona. Così si è presentata ieri mattina nel Cinema Massimo di Lecce la senatrice Adriana Poliportone per parlare ai suoi concittadini del programma con cui si candida alle prossime elezioni regionali. Io Sud insieme con UDC. Incurante dei sondaggi, i conti si fanno alla fine, ha detto, l'ex sindaca di Lecce ha confermato il suo programma dalla parte del Mezzogiorno e dei Pugliesi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che punta al turismo e alla formazione, ma soprattutto schierato con i lavoratori. E tra un'analisi politica, la Puglia per essere governata non ha bisogno di conflitti ma di moderazione, afferma, e un complimento al concorrente di sinistra, Vendola, un candidato forte ed intelligente, la Poli non risparmia strali verso i suoi ex amici del PDL. Ce n'è per tutti, da chi va a Roma in gita turistica con la scusa di risolvere i problemi degli operai della Delchi, a chi l'ha cacciata dalla giunta di Lecce dopo essersi fatto regalare la città, dimostrando non irriconoscenza personale e politica, ma grettezza. Presidente, orgogliosamente terrona? Sì, orgogliosamente terrona, orgogliosamente diversa dalla Padania, orgogliosamente italiana per essere terrona.